Abbiamo più volte parlato della raccolta differenziata, avviata quasi 2 anni fa nel nostro comune, ed abbiamo sempre ammirato il lavoro svolto, in questi primi 2 anni, dai cittadini e dagli operatori ecologici. Tutto veniva svolto per il meglio, tanto che ci aspettavamo di poter raggiungere una percentuale abbastanza significativa di differenziata con conseguente riduzione dei costi per il comune e di conseguenza una riduzione della tariffa sui cittadini. È da un po' di tempo, invece, che questo servizio comincia a dare segni di cedimento. Infatti spesso succede che la ditta non consegna le buste per la differenziata, non viene effettuata la raccolta in alcuni giorni, dove si sono verificate rotture dei pochi mezzi a disposizione o addirittura, nei giorni piovosi. Ma quello che più fa rabbia è che i cittadini sono attenti a differenziare bene, ma poi, quello che si porta nella differenziata è solo una piccola parte. In questi giorni raccogliamo diverse lamentele di numerosi cittadini che ci hanno sollecitato a farne menzione su Telecaccuri per il disservizio che si sta verificando per il mancato ritiro della spazzatura proprio in questi periodi di eccessivo caldo. Alcuni cittadini hanno anche telefonato al centro di raccolta di Crotone per accertarsi se le notizie date da chi preposto erano fondate. Pensiamo che bisogna immediatamente intervenire con chi ha l'appalto di tale servizio al fine di far cessare una situazione che non può essere più sostenuta. Alcuni cittadini ci hanno anche riferito che gli operatori ecologici non vengono pagati da svariati mesi e che non si procede a differenziare l'umido. Inoltre, alcune zone del centro storico sono veramente abbandonate a se stesse. Basta visitare il nostro centro storico per incontrare di tutto, dai lavandini tolti e messi lungo le viuzze, a divani buttati fuori e a rifiuti edili che vengono depositati lungo le strade. Anche questa volta credo che succederà la stessa cosa che si è verificata quando ho trattato questo problema, sollecitato da molti cittadini che, purtroppo, non hanno il coraggio di schierarsi in prima linea, e cioè quello che i soliti personaggi si ergeranno a difensori dell'amministrazione con frasi sciocche come: il nostro comune è il più pulito del circondario, le vie del nostro paese sono pulite e così via. Noi non abbiamo nulla contro l'amministrazione, ci limitiamo solo a segnalare tali disservizi attraverso il nostro sito, anche se tali cittadini potevano farlo servendosi dell'app del comune. I cittadini si aspettano che la raccolta porta a porta dia dei risultati concreti, anche perché, dopo l'aumento della tariffa effettuata nel 2014 per quasi 40.000 euro, fanno affidamento ad una diminuzione per l'anno 2015 per l'impegno preso da tutto il Consiglio Comunale, in piena seduta pubblica, durante l'approvazione del bilancio di previsione del 2014. Oggi, grazie alla responsabilità degli operatori ecologici, è stata ritirata tutta la spazzatura e caricata sui furgoni senza tener conto della differenziata effettuata dai cittadini. Ciò significa che il carico che andrà alla discarica di Crotone verrà tutto pesato e pagato come indifferenziata. È probabile che gli operatori ecologici, lunedì, saranno costretti a scendere in sciopero per cercare di ottenere dalla ditta le spettanze relative a circa 4 mensilità. Speriamo che il senso di responsabilità di questi nostri lavoratori facciano slittare lo sciopero programmato, tenendo conto del disagio che i cittadini dovranno sopportare in questi periodi di caldo e di festività. Sono iniziati oggi i lavori di sostituzione dei vecchi bracci di illuminazione messi durante la pavimentazione del centro storico negli anni 90 nella piazza principale del nostro paese. Tali lavori prevedono dei nuovi bracci che porteranno una maggiore illuminazione della piazza. L'amministrazione comunale di Caccuri ha ottenuto in questo periodo altri finanziamenti che interesseranno le scuole e la chiesa matrice. Caldo eccessivo anche nel nostro paese, ieri e oggi abbiamo avuto temperature che hanno sfiorato i 35 gradi, mentre nella città di Crotone la temperatura è salita a 44 gradi. Per fortuna la sera le temperature non sono eccessive e si riesce tranquillamente a dormire.